Signore? Signore, il bicchiere? Sono qua. Vuole che parliamo del film? Sì, certo. Bene, allora mi dirà poi lei se questa relazione dovrò mostrarla anche al suo produttore. Francamente non vorrei farle avere delle noie. No, no, non si preoccupi, l'ho chiamata io. Vede, ad una prima lettura salta agli occhi che la mancanza di un'idea problematica, o se si vuole di una premessa filosofica, vogliamo sapersi, rende in film una suite di episodi assolutamente gratuiti. Può anche darsi divertenti nella misura del loro realismo vivo. Ci si domanda cosa vogliono realmente gli autori. Ci vogliono far pensare, vogliono farci paura. Il gioco rivela fin dall'inizio una povertà di ispirazione poetica. Mi perdoni, ma questa può essere la dimostrazione più patetica che il cinema è irrimediabilmente in ritardo di 50 anni su tutte le altre arti. Il soggetto poi non ha neanche il valore di un film d'avanguardia.